ce la può. Glielo fate un applauso ai ritardatari, vi prego. Ciao, mi devi aiutare, saliamo. Dove stai andando? Sto salendo. Vieni, c'è la valigia. Dove? Ma dove vai? Dove stai andando? Sto salendo. Ma come sali così? E perché si riscala così? Ma dove stai andando? Mi sta facendo girare la testa! Ma mi stai facendo girare la testa? Sopra! Ma perché mi ci riscala così? Ma potevano fare con Marina! Ovvero tu stai diventando sciocco come Marina! Ma che c'entro io? Scusa! Mi date lo scemo, non per dire, no! Scusate! Scusate! Scusa, proprio... Cioè, e secondo voi è normale? Ma questo applauso è? Ma per favore, facciamo sentire l'applauso, eh? Per favore, scusate! Grazie, cioè, grazie, secondo voi è normale? Ma dove vai? Me la posi sta valigia a casa! Ma questo... Ma qui, porca miseria! È la mia valigia! Ma tua, vabbè, fottiti! Ma che buonasera! Allora, picciò, c'è un problema. La Sicilia è tutta spacciata. Tutta! Non si può... Dove siete? L'autostrada non si può catarci! Non si può camminare! Sì, ma partivate prima, no? Eh? Ma perché... Lo sai che non siamo partiti! Anche siamo partiti! Alle 6 di stamattina! Alle 6 di stamattina? Eh? Sei stamattina siamo noi in merda. E io mi insegnavo che partivamo. Se lo stavo. Io mi preoccupo. Ti puoi dire, Todi? No. Io stai diventando sciuto come a te. Cioè, voglio fare gli auguri di compleanno. Ah, sì, vero. Dove fai gli auguri? Cristiano, fai il compleanno. Allora, tutti insieme. Uno, due, tre. Ma che? Tanti auguri a te. Tanti auguri. Tutti. Come? Tanti auguri Cristiano, tanti auguri a te. Scusate, quanti sono? Quanti sono? Quanti anni sono? Mi stavo auguri Cristiano, ma non è il mio compleanno, il mio compleanno. L'ho sentita alla radio! Oggi dai due perché ha detto è il compleanno di Cristiano Maggiore. Cristiano Maggiore io. Me ne vado, ragazzi, me ne vado, sono convinto. Me ne vado. Ah, non è lui. Ma quelli? Non è Maggiore, non si capisce niente. Una volta è Ido, una volta non è Ido, una volta sono visti i film. Adesso non ho capito più niente. Allora, ragazzi, è una tragedia. Viaggiare oggi in Sicilia per raggiungere un posto di lavoro, di divertimento. Mamma mia. Ancora con tua madre. Mamma tua, ho capito? Mamma tua. No. Ognuno ha la sua madre. Mamma non ho detto mamma mia per dire mia madre. Lo dicono pure allora se il signore dice mamma mia che è tua madre, è mamma mia. Se dice mamma mia, giugno la boffa, giugno, che mi dico? Mamma per cui, mia. Viaggiare oggi in Sicilia, ragazzi, mamma è un problema. Mia. Per arrivare in qualunque posto della mamma Sicilia. Mamma mia, stai svolgendo un'intensa attività sessuale. Ma vabbè. Ci stai rompendo le cabasise. Mamma. Oh. Per cui dicevo... Mamma, zia mia. Che zia mia. Tutta la parentela allora, Ciadi. Perché Catania... Zia mia è il suo amante. Sì. Roberto, metà così picchi tu pure a te. Sai? Roberto, la sicurezza bonsai! Aspetta! Allora, detto questo... Tutto questo perché... Nonna mia! Tutto questo perché... Perché dobbiamo venire a lavorare a Catania. A Catania. Che per noi Catania... Che non comincia con la H, comincia con la C. Che spesso dicono a Catania, comincia con la H, no? Metti la mano così. Perché per noi Catania rappresenta il... Dove siamo noi? Eh? Dove siamo? Dove siamo noi? A teatro... Dove siamo noi? A Teatro Ambasciatori. A Teatro Ambasciatori, bravo. Dove si trova il Teatro Ambasciatori? Qua. E qua dove siamo? A Teatro Ambasciatori. Di quale città? Catania. E Catania dove si trova? Qua. E qua dove siamo? A Catania. E Catania dove si trova? Qua. Te lo chiedo per l'ultima volta. E qua dove siamo? Catania! E Catania onde si trova? Qua, pigli la tossata! Sai molti! Un sacco di cruciate che c'è scritto da Catania! C'è scritto Catania! Catania, la città, la canna calaggio! E Catania dove si trova? Catania si trova in Sicilia! In Sicilia! Catania
per noi è il centro del nostro lavoro, il centro della nostra Sicilia si chiama Catania, perché noi ci veniamo a travagliare qua. Catania è il centro della Sicilia. E dove si trova la Sicilia? Alla di Catania. Dove si trova la Sicilia? La Sicilia! Ah! Alla circonvallazione! La Sicilia si trova nel centro del Mediterraneo. Ah. Catania è nel centro della Sicilia. La Sicilia è nel centro del Mediterraneo. E dove si trova il Mediterraneo? Allora, tu vai a Catania. Sì. Pigli corso Sicilia. Sì. A Chiari di là e c'è il Mediterraneo. L'albergo. L'albergo. Il Mediterraneo si trova nel centro dell'Italia. Catania è nel centro della Sicilia. La Sicilia è nel centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo è nel centro dell'Italia. L'Italia. Dove si trova l'Italia? Minchia, ma tutto così stasera lo sapete. Dove si trova l'Italia? Allora, arrivi a Catania. Arrivi a Catania. Pigli corso Sicilia. Arrivi dove c'è il Mediterraneo, giri via 20 settembre corso Italia e tu fai tutto. L'Italia si trova nel centro dell'Europa. Appunto, Catania nel centro c'è Piazza Europa, dai. Catania nel centro della Sicilia, la Sicilia nel centro dell'Italia, l'Italia nel centro del Mediterraneo, l'Italia nel centro dell'Europa. Ci basta, a capirlo! Vergogna! E l'Europa dove si trova? Minchia però, stava... L'Europa dove si trova? E c'è la Sicilia. Che hai? L'Italia. L'Italia? Dice, che facciamo qua? Andiamo verso l'Europa e... Allà, tutto... L'Europa si trova nel centro dei continenti! Dei continenti! Dei continenti! Catania nel centro della Sicilia, la Sicilia nel centro del Mediterraneo, il Mediterraneo nel centro dell'Italia, l'Italia nel centro dell'Europa, l'Europa nel centro dei continenti. E dove si trovano i continenti? In gabinetto. In gabinetto? Che vuol dire in gabinetto? Che vuol dire in gabinetto? Sei in continente, ci vedi se mi farà pipì. No, in continenti! Dove si trovano i continenti? Dove si trovano? Gabinetto! I continenti si trovano nel centro della terra! La terra! Catania nel centro della Sicilia! La Sicilia nel centro del Mediterraneo! Il Mediterraneo nel centro dell'Italia! L'Italia nel centro dell'Europa! L'Europa nel centro dei continenti! I continenti nel centro della terra! E mi sono giusto e mi... E dove si trova la terra? In campagna. La terra che sta in campagna è la terra, quella che tu trovi in campagna. Io non sto parlando della terra che sta in campagna. Sto parlando della terra, quella che sta in cielo. C'è la terra in cielo? Se tu ti affacci col telescopio la vedi subito, la terra è in la cielo. La terra, ora ho capito perché certe volte dicono tale chiove terra. La terra! Tu che allora, la terra, scusate, finita questa camorria d'applauso, allora. La terra, che colore è la terra? Quella che sta a terra. Marrone. Che è la terra. La terra, quella che sta... Allora, sfuatevi. Vai. La terra, quella che sta a terra, è di colore marrone. Ma la terra che sta in cielo è marrone? No. La terra che sta in cielo è azzurra. Perché la terra è azzurra? Perché è tifosa della nazionale. Perché... è azzurra perché è piena d'acqua. Ah, ecco. La terra è in cielo. Perché in cielo? Perché la terra, che cos'è la terra? La terra è...
cos'è la terra? La terra è a forma di cono. No, squagliato. È un parallelepipedo. No, si sarebbe saputo. No. Ed è una cosa così, una forma rotonda. Che fa ricordare che cosa? Che cosa? Allo stadio chi ci giocano? I giocatori. I giocatori. I giocatori che cosa fanno? Devono segnare il gol. E l'attaccante va a calciare il calcio di rigore. Che cosa fa? Come lo tira? Con i piedi. E con i piedi che cosa colpisce? Cosa colpisce? Colpisce La palla! La terra è una... Un rigore. La terra è una palla... Che gira. Che? Gira. Che si gira. Rovescia, gira. Ma la terra è un pia... Un piatto. È un pianeta. Ah, è un pianeta. La terra è un pianeta ed è una... Una palla che gira. Una palla che gira, bravo. E dopo la terra che cosa viene? L'autostrada. Dopo la Terra viene Marte. Marte che cos'è? Un piattino, una palla che gira. Ma Marte che colore è? Azzurra? No, saresti saputo una cosa di questo. Viola? No! Marte è rosso. Rosso. Perché è rosso? Perché c'ha l'infiammazione. E dove ce l'ha? Nell'encinaggio. Marte è rosso perché è di origine vulcanica. E Marte che cos'è? Una palla che gira. Una palla che gira. E dopo Marte che cosa viene? Mercole. Dopo Marte che cosa viene? Lunere, Marte e Mercole. Oh. Dopo Marte viene Giove. E allora dimmi dopo domani. Dopo Marte. Minchia, dopo Marte viene Giove. Stavo dormendo tutti. Sabato. Dopo Giove viene Venere. Ah, ecco come conviene a te allora. Venere. Io prima dici dopo Mercole, circo Giove, no. Ma allora mi viene come... E la Terra che cos'è? Questi sono i pianeti. Che sono in cielo. E che formano l'universo. Bravo. E allora? Che cos'è l'universo? Un giramento di palle. Vieni qua. Non ce la possiamo fare. Sabato sera. Saremo al teatro Eschilo di Genova. Eschilo per... Guarda, noi eccolo qua. Guarda qui. Teatro Eschilo di Gela. Quindi anche se siete di Trapani, di Castelvetrano, non ha importanza, venite a trovare. Venite a massa, no a Gela. Vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti. Venite, gelati, gelati, connetti. Vi do un consiglio, vi voglio parlare di Benvesti Abbigliamento, perché se state per compiere 18 anni, mi raccomando, questo è il momento giusto per voi, non lasciatevi scappare questa occasione dalle mani, perché Benvesti applicherà il 30% di sconto.